Puoi perfetto togliere la condivisione. Io direi che adesso, visto che cos'è la Golden Power, visto come si possono tutelare le proprietà intellettuali, le attività italiane, possiamo andare a vedere un po' più nello specifico cos'è il PNRR e quali sono le opportunità per le imprese e per i loro processi di internazionalizzazione. Questo aspetto lo andiamo a vedere con Michele Sabatino, qui cedo la parola per il suo intervento. Grazie. A te, Sì, Michele. grazie. Grazie Marco, buonasera a tutti. Certo, cercare di provare a spiegare il PNRR in 10-15 minuti, anche perché onestamente si tratta di al di là del piano nazionale, ora condividerò le slide, però volevo fare questa premessa, al di là del piano nazionale, il piano nazionale italiano è uno degli N piani nazionali a livello europeo e rappresenta una rivoluzione sul piano sostanziale e politico. Cioè quello che l'Unione Europea si dota nel proprio budget di un bilancio a prestito, quindi di un debito pubblico europeo che presuppone una sovranità europea. L'elemento rivoluzionario di tutto questo sta a questo dato politico. Cioè l'Europa, io direi finalmente, decide di svolgere un ruolo con una sovranità propria. Io, tra l'altro, sono tra quelli che non credono nella sovranità nazionale, mi sembra banale, mi occupo di internazionalizzazione e quindi figurarsi. Condivido le slide e quindi entrerò nel dettaglio del PNRR che è chiaramente approvato dal Consiglio e dell'Unione Europea. Ed è non solo una manna che viene dal cielo in termini di risorse finanziarie, ma anche un programma di riforme, perché sono riforme e investimenti condizionanti a vicenda e il dispositivo. Michele, scusa l'interruzione, noi Prego. le slide non le vediamo ancora. Eh? Come? Le slide non le vediamo ancora. Oh! Vediamo. L'ha preso? Sta arrivando. Ok, metti schermo intero. Sì, adesso sì. Sì, Le prese? metti perfetto. Ok, Oh, siamo alla slide benissimo. 2. Slide 2. Poi dico, il PNRR è approvato al Consiglio europeo, sono approvati tutti i PNRR nazionali, dalla Spagna, l'Italia, la Grecia, eccetera, eccetera, con decisione del Consiglio europeo e mette in campo quello che il regolamento comunitario 241 del 21 concretizza in termini di Recovery and Resilience Facility, e che è alla base del Next Generation UE, che in pratica la programmazione pluriennale 21-27, che mette dentro il bilancio pluriennale dell'Unione Europea più questo pacchetto di interventi, che è un pacchetto di interventi significativo, vedremo poi più in là, che in verità non è un pacchetto solo a dono, ma che si acquisisce a prestito. Cosa riceve l'Italia nella fattispecie, nello specifico? In verità l'Italia riceverà, se riusciamo a portarla avanti, dico io, mi faccio il segno della croce, visto le vicende recenti, 191 miliardi, di cui 51 si appartengono a progetti già in essere, quindi l'Unione Europea finanzia ciò che già è in essere, cioè progetti già predisposti, esecutivi e quant'altro. E la differenza invece sono tutte le innumerevoli, adesso faremo qualche cenno, misure, interventi, bandi, avvisi che si stanno in questi mesi pubblicando. A queste risorse, si aggiunge il Fondo di Sviluppo e Coesione per 15,6 miliardi, che sono risorse che allora il governo Draghi decise di aggiungere, e un ulteriore fondo complementare di 30,6 miliardi. Tenete anche conto che a queste risorse si aggiunge il fondo React, che è finalizzato alle energie rinnovabili, quindi un fondo specifico. Quindi parliamo complessivamente di una dotazione significativa di 235 miliardi, che se vogliamo essenzialmente riparametrarla a parità di potere d'acquisto rispetto alla decisione del 1948-50 al piano Marshall, questa fa tremare i polsi rispetto a quelle dotazioni finanziarie che il piano Marshall, che ricostruì l'Italia, fu stanziato dal governo americano. Qual è il quadro finanziario?
essenzialmente riforme e investimenti sono rivolti alla transizione verde, ambientale, alla digitalizzazione e competitività, alle infrastrutture, nelle percentuali che vedete nelle slide, all'istruzione e ricerca, all'inclusione e coesione, salute e resilienza. Vedete che fanno man bassa tutti gli aspetti della digitalizzazione, della competitività del sistema produttivo e la transizione verde, assolutamente, insieme sono più del 50%, ed era questo l'indirizzo che dava e dà la Commissione europea. Quali sono le sei missioni, vengono chiamate, che coincidono a sei priorità? Promuovere la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo, rafforzare il sistema educativo e le competenze anche in termini di trasferibilità tecnologica, migliorare la sostenibilità, la resilienza del sistema economico in termini quindi ambientali, economia circolare e quant'altro, facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, per noi è molto importante, abbiamo un tasso di partecipazione al lavoro tra i più bassi in Europa, credo che siamo secondi dopo la Grecia, o meglio primi dopo la Grecia, migliorare il sistema delle infrastrutture di trasporto con un occhio significativo sulla sostenibilità del trasporto, e chiaramente dopo l'esperienza della pandemia che ha motivato il PNRR, la prevenzione e lo sviluppo dei servizi sanitari. Purtroppo come italiani ci siamo abituati alla privatizzazione della sanità quando si tratta di malattie individuali, quando si tratta di malattie collettive non avevamo un servizio sanitario nazionale all'altezza e abbiamo visto quello che è successo, questo nella logica della privatizzazione. I principi, le missioni, le sei missioni vengono integrate da missioni cosiddette trasversali, quindi che coinvolgono tutte le sei missioni e che sono riferite alla transizione digitale in termini di progetti trasfrontalieri e di investimenti su alcuni ambiti come banda larga, digitalizzazione delle imprese, riforma e digitalizzazione della pubblica amministrazione, transizione verde, quindi deve essere presente anche e soprattutto in tutte le sei missioni, e le parità di genere, giovanili, quindi generazionali e territoriali, tant'è che almeno formalmente si destina il 40% di queste risorse al Mezzogiorno d'Italia. In definitiva il PNRR, così come è stato approvato e concepito, ha sei grandi macro missioni, 16 componenti, quindi che ciascuna missione è declinata in ulteriori componenti più specifiche, 63 riforme da implementare e 134 tipologie di investimenti. Per avere questi soldini, questi 191 miliardi di euro, di cui come vedete 122 sono a prestito, dobbiamo raggiungere 527 traguardi e obiettivi. Ora, noi italiani, a differenza di quello che fanno questi governi e soprattutto quelli di stampo sovranista, dovremmo essere più europeisti di tutti, perché nella logica economica, permettetemi di fare un taglio accademico visto anche la mia provenienza, essendo soldi a prestito a livello europeo, se noi consolidiamo il debito a livello europeo, cioè federalizziamo l'Unione Europea diventando gli Stati Uniti d'Europa, quel debito non lo pagheremo mai, nel senso che sarà un debito comunitario come il debito pubblico italiano, con i titoli del debito pubblico che continuiamo a rinnovare. Se non andiamo verso una federalizzazione, la nascita degli Stati Uniti d'Europa, i 122 miliardi di euro, per la gioia magari di qualche paese frugale, ricadranno sulle spalle degli italiani e dei nostri figli, probabilmente, dico io, certi versi ho già dato. Le riforme sono significative, riguardano il sistema economico e sociale, riguardano norme sulla semplificazione, sugli appalti, sull'information technology, la legge sulla concorrenza, la legge sulla corruzione. Vabbè, ora abbiamo eliminato l'abuso, è un po' come la mafia, non esiste neanche l'abuso d'ufficio. Ridurre i tempi della pubblica amministrazione, chiaramente riforme specifiche di settore e quant'altro. Avete visto che c'è un parterre di più di 50 riforme da mettere in campo, perché la logica qual è?
creare un sistema tale per cui abbiamo una crescita del prodotto interno lordo che ci consente di ridurre il rapporto debito-PIL e che ci mette nelle condizioni di avere un sistema paese assolutamente competitivo e che quindi non ha bisogno solo di soldi ma essenzialmente di riforme. Quello che vi dicevo, le novità poi del dispositivo europeo sono il debito comune. I piani nazionali sono dei contratti di performance individualizzati, non in maniera assolutamente orizzontale, ma negoziati. La necessità di favorire una trasformazione dell'economia dell'Unione Europea, perché noi viviamo purtroppo, quando impattiamo nelle crisi, a shock di carattere asimmetrico, cioè alcuni paesi le vivono, altri no, no, come questa della pandemia. E quindi ci siamo impegnati, ex ante, in itinere, ex post, a fare un lavoro di programmazione e di sviluppo, cercando di realizzare queste milestone e questi target che ci eravamo dati e sui quali ci siamo impegnati. Come vedete, ci pagano al raggiungimento di una serie di milestone, di obiettivi. Stiamo negoziando in verità la terza rata, perché abbiamo cominciato a parlare di riforma, di modifica, quando stiamo cercando di raggiungere gli obiettivi invece della quarta rata. Quindi siamo a credito, ma chiaramente nella condizione in cui stiamo modificando il PNRR, la Commissione ci ha riferito che ci darà la terza quota quando avremo finalmente fatto la proposta di modifica, che comunque è stata concertata, al di là del dibattito politico, entro agosto. Quindi il governo si sta prendendo tutti legittimamente i tempi per arrivare alla proposta definitiva. A quel punto potremo sbloccare la terza rata. I traguardi, io ve li ho, sono due slide che poi saranno a disposizione quindi di tutti, sono state articolate per le varie missioni. Come vedete, i traguardi più significativi, come le risorse, rimangono sugli aspetti di economia, di rivoluzione verde, di economia circolare e quant'altro, e la parte di digitalizzazione. Anche quest'altra tabella vi dà il senso dell'impatto finanziario sulla ricchezza nazionale, l'impatto finanziario del PNRR, che dovrebbe estrinsecare i suoi effetti finanziari e quindi di ricaduta nel 2023-2024. L'anno clou è il 2024. Chiaramente tutto questo si lega agli obiettivi quantitativi e alle riforme che sapremo mettere in campo. Il modello organizzativo ve lo rappresento, ma vi dico che è in progress in una... c'è già stata la proposta di semplificazione, nel senso che il governo ha deciso di centralizzare presso la Presidenza del Consiglio l'attuazione. Quindi quello che voi vedete in termini di amministrazioni centrali, unità di missione, eccetera, eccetera, adesso è stato assolutamente centralizzato. Sono state per certi versi semplificate alcune cose, per altre rese meno partecipi nella struttura della pubblica amministrazione. Quindi vedremo se in effetti queste riforme in termini di attuazione e controllo. C'è ora tutto questo dibattito più o meno politico sul ruolo della Corte dei Conti, che non è un... Generalmente la Corte dei Conti fa valutazione ex post, in questo caso era una valutazione anche in itinere. Questo governo ha deciso di eliminare questa forma di controllo. Vedremo ora quale saranno sia gli effetti sia le reazioni che ci sono. È chiaro che ci troviamo in un momento, devo dire, molto, molto delicato, perché chiaramente non si può fare, al di là del dibattito politico e quant'altro, non si può assolutamente parteggiare a favore o contro un governo. Qua è in gioco il paese, quindi capite che io, avete già percepito il mio tono polemico rispetto a questo governo, ma la sfida è complessiva e non si può perdere di vista che gli obiettivi vanno raggiunti a livello nazionale, tanto di pubbliche amministrazioni locali, che oggi come oggi trovano un gap fortissimo, perché noi purtroppo siamo stati abituati per 30 anni al blocco del turnover e ora non c'è più personale nella pubblica amministrazione per attuare una massa così forte di progetti, iniziative, e quindi
Così come nella sanità l'abbiamo privatizzata, vedi l'esempio della Lombardia, e poi quando arriva la pandemia non c'erano neanche gli infermieri per accudire le persone che stavano male. Quindi davanti a tutto questo oggi tutti i nodi vengono al pettine e ognuno di noi deve fare assolutamente il proprio dovere, senza però perdere di vista la critica anche costruttiva che ciascuno deve fare. L'ultima slide era una specificazione sulle cabine di regia e quant'altro, vabbè, ma non voglio dilatarmi in tecnicismi che poi trovano il tempo che trovano. Tra l'altro noi ci occupiamo di internazionalizzazione, questo tema serve solo a capire che se il paese è competitivo le nostre aziende sono competitive, se il paese è sistema produttivo nel suo insieme le imprese avranno tutta una serie di meccanismi, e lo abbiamo legato con Adolfo all'attrazione degli investimenti, anche perché alcune di queste misure sono molto focalizzate a attrarre gli investimenti in Italia e quindi a creare quella sinergia tra imprese estere e imprese italiane nazionali che possano consentire al paese di recuperare tutta una serie di gap, dalla produttività all'occupazione alla competitività, che purtroppo scontiamo. Io vi ringrazio, mi scuso, mi potrò trattenere altri 20 minuti, quindi se mi dovete bombardare di domande vi prego bombardatemi adesso. Comunque sono sempre a disposizione, sono come voi sapete un socio molto incasinato ma assolutamente disponibile. Grazie. Beh, tu l'hai messo incasinato, ma direi molto attivo con molte attività che gestisci, quindi ben venga. Allora, se dovete porre le domande, ponetele, tenete presente che Michele Sabatino avrà la possibilità di stare con noi ancora 15-20 minuti, quindi potendo domande a tutti, ma priorità a lui che ha un po' meno tempo a disposizione.